Massimo Bellano, coach Honda Olivero San Bernardo. Buonasera coach. Un terzo set, positivo e la grinta dimostrata nel quarto set non sono bastate a portare a casa la vittoria. Cosa non ha ingranato? Cosa non ha funzionato? Ma sono state partite un po' diverse, un set dall'altro. Il primo siamo partiti bene, abbiamo ottenuto secondo me un bel livello di cambio palla, ma abbiamo scialacquato troppo in contrattacco, perché 2 su 10 in contrattacco è troppo poco, con 6 palle in testa all'alzatore, per cui con delle occasioni importanti per allungare subito e portarsi a casa il set. Nel secondo invece loro sono stati secondo me nettamente superiori e ci hanno messo in difficoltà dalla battuta e da lì in avanti, insomma, abbiamo giocato poco. Nel terzo abbiamo trovato delle buone soluzioni al centro che ci hanno permesso sia in cambio palla che in contrattacco di trovare un buon vantaggio, e poi dopo il quarto set secondo me nel muro difesa è stato quello dove abbiamo lavorato peggio, e quindi quando poi si è creato quel vantaggio iniziale non siamo più stati in grado di ricucirlo, abbiamo cercato di rimanere nel set ma con poca qualità, con poca lucidità secondo me. Savi, sta da fuori sembra sempre tutto più facile, le soluzioni sembrano a portata, vista e vissuta sul campo e negli spogliatoi è molto più complicato nella realtà. Su cosa potrete lavorare oggettivamente da qui alla fine del campionato per guadagnare qualche punto e raggiungere la zona salvezza? Ho detto, secondo me nel cambio palla dobbiamo tenere un ritmo come quello del primo e del terzo set, assolutamente. E poi in contrattacco è chiaro che quando la palla si stacca da rete non è facile trovare soluzioni vincenti, però almeno quando giochiamo con la palla vicina a rete dobbiamo essere più incisivi, dobbiamo trovare più soluzioni in attacco, perché poi se non contrattacchi è difficile vincere le partite. Ancora una cosa, nonostante il momento difficile, questa sera c'erano oltre 1400 persone qui a vedere la partita. Quanto è importante per voi la presenza del pubblico, il loro sostegno, e se ha piacere di dire qualcosa ai tifosi? Sì, ma dispiace veramente, non tanto, di più, perché questa è una piazza che vive, respira di pallavolo, e non riuscire a dargli delle soddisfazioni è una cosa che ci pesa molto, davvero tanto, ma a tutti, e si vede dal lavoro che facciamo settimanalmente, perché nessuno sta mollando, nonostante le difficoltà, nessuno sta mollando, tutti ci stanno provando, quindi ci dispiace molto per noi e per tutti quelli che ci sostengono, davvero tanto. La ringrazio, buona serata e buon lavoro. Grazie.